Bentornati, oggi parleremo di questo prodotto che è una bordatrice rifilatrice, ma fa anche da fresatrice. Praticamente è una bordatrice rifilatrice perché ha solamente una potenza di 600 watt, il corpo macchina è piccolissimo, è anche leggerissimo e quindi è comodissima per essere utilizzata a mano libera. Però all'interno della scatola ha così tanti accessori che si può anche comodamente usare come fresatrice. Per chi non dovesse conoscere la marca, come leggete sulla scatola, è la TechLife. È una marca affiliata al mondo di Amazon. È una marca che produce elettroutensile ormai da qualche anno, li produce in maniera ottima e ne ho già provati diversi e sono veramente, veramente di ottima qualità, anche se sono prodotti hobbistici. È una marca che vende soltanto sulla piattaforma di Amazon. Quindi se volete comprare questi prodotti dovete affacciarvi sul mondo di Amazon. Ho pagato questo elettroutensile soltanto 59 euro. Per questa settimana è in promozione. Di regola costa 109 euro, ma scontata a 59. Ho deciso di dividere questo video in due parti. Oggi faremo soltanto l'unboxing, vedremo cosa c'è contenuto nella scatola e vedremo a cosa servono tutti gli accessori che ci sono all'interno. Poi ho comprato una scatola con 12 frese e settimana prossima la testeremo e vedremo la validità di questo prodotto. Questo è il corpo macchina, come vedete troveremo il bottone che serve per serrare il motore, quindi quando vogliamo cambiare la fresa. In alto qui troveremo la regolazione per la velocità delle frese, fino a 6 regolazioni. Questa è una base d'aggancio, servirà perché va agganciato il corpo macchina quando innesteremo il gambo flessibile per le lavorazioni a mano. Questa è la nostra base per la lavorazione ad affondamento. Come vedete, questa è la regolazione per la base micrometrica. Questo è il castello che si può girare, come vedete, e tiene registrate fino a 5 posizioni di lavorazione. Sul retro troviamo la base per l'aspirazione delle polveri, se avete il compressore. In più, qui si può collegare la base per le lavorazioni in verticale. Si innesta così, come vedete, per creare le lavorazioni in verticale. La bussola che viene collegata così con un innesto rapido, avete visto? Questa leva serve come innesto rapido. Una volta girata verso l'alto non si staccherà più. Questa è la base della bussola. Come vedete, si può innestare il corpo motore, la leva come dicevo prima, e si può usare per la lavorazione a mano libera. L'impugnatura ausiliaria viene innestata così, chiaramente si blocca. Anche questo si userà per le lavorazioni manuali, come vedete, ha un'ottima impugnatura anche quando dovete usarla per le lavorazioni su delle pareti già esistenti. Questa è la guida flessibile, viene inserita così nel corpo macchina, viene premuto il bottone, avvitata al motore e chiaramente andrà utilizzata la sua chiave che è in dotazione. Poi verrà appeso il corpo macchina e si potrà utilizzare questo accessorio per compiere delle incisioni. In più all'interno, a parte le classiche chiavi per smontare l'apparecchio, anche degli adattatori per le frese. Fate attenzione perché gli adattatori non usano le nostre misurazioni in millimetri, ma quelle americane. Quindi, se dovete comprare le frese, fate attenzione: dovete comprarle da 6,15 e da 8,35. Altrimenti, se avete già delle frese in casa e volete utilizzare quelle frese, ho visto che su Amazon vendono anche gli adattatori, costano 12 euro, sia per la fresa da 8 mm che per la fresa, da 6 mm. Poi troverete due frese. Questa è la fresa con il gambo da 6,15. E questa è la fresa invece da 3 mm che serve per il modulo che vi ho fatto vedere prima. Chiaramente cambiare l'adattatore del gambo è semplicissimo, basta sempre schiacciare il bottone, svitare il dado e
estrarre l'adattatore e inserire quello più piccolo. Inserirlo di nuovo. Dare qualche giro alla vite. Inserire la presa. Schiacciare e tirare chiaramente con l'apposita chiave. L'unboxing di questa fresatrice termina qui, ora non ci resta che testarla. Ho comprato questa scatoletta compresa di 12 frese al prezzo di 16 euro, sempre su Amazon. Ora siamo pronti per testarla e fare un secondo video. Vi aspetto la prossima settimana.